Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day Summer Edition. Quindi vi faccio vedere tutto quello che di solito mangio in estate. Quindi inizierà questa tipologia di video. E questo video è in collaborazione con Dinunzio, che è un'azienda di frutta secca e legumi che si trova dalle mie parti. Quindi voglio farvi vedere un pochettino tutti i prodotti che rivende e faremo delle ricette insieme. Partiamo subito dalla colazione. Non so voi, ma io d'estate voglio qualcosa di fresco, quindi ho deciso di tagliare il melone e di fare un mix di frutta. Insieme al melone vado a metterci i lamponi e le more e poi questo mix di frutta secca, dove ci sono mandorle, anacardi, bacche di goji, noci, un po' di tutto veramente. E questo mix è davvero ottimo, specialmente se andate a lavoro e volete magari uno snack veloce o magari dopo aver fatto palestra, oppure magari per insaporire le insalate. Insomma, è davvero un mix ottimo. Ci vado a mettere un po' di glassa al cacao per addolcire un po' il tutto e questa è la mia colazione. Oggi faremo l'aperitivo. Ho deciso di preparare appunto un aperitivo molto veloce con degli stuzzichini, in particolar modo con delle bruschette, con pomodorini e avocado, poi ovviamente delle patatine, olive e gli anacardi piccanti e croccanti. Anche queste sono di questa azienda di Nunzio, che sono davvero fantastiche. E come cocktail invece ho deciso di bere questa bevanda di San Pellegrino, che ha l'arancia rossa e ai fichi d'India. È davvero fantastica. Voi l'avete mai provata? Per pranzo invece una cosa molto particolare che io non avevo mai provato prima d'ora e sono praticamente ceci neri, tipici proprio della mia terra. Pensate, io non li avevo mai provati. Come si preparano? Vanno sciacquati benissimo, quindi vanno prima di tutto lavati con acqua fredda, dopodiché lasciati in ammollo per 24 ore. Il giorno dopo li andate a cuocere nella pentola stessa in cui li avete messi, li coprite con il coperchio e quando l'acqua bollirà potete aggiungerci un pochettino di sale e un pochettino di bicarbonato, che aiuterà i ceci a cuocersi meglio. In un'altra padella nel frattempo andiamo a tagliare le zucchine. Vado a metterci un po' d'olio, tagliamo le zucchine a rondelle e poi ci mettiamo uno spicchio d'aglio. Mettiamo tutto sul fuoco. Aspettiamo che i ceci si saranno cotti e ci vorrà circa un'ora, un'ora e mezza, e mettiamo anche i ceci all'interno della pentola con le zucchine. Cuociamo la nostra pasta e uniamo il tutto e il mio pranzetto è pronto. È davvero ottimo, ve lo consiglio. Come snack, ecco a voi la Nutella vegana più buona del mondo. Come si prepara? Con 4 semplici ingredienti: anacardi, nocciole, zucchero e acqua. La ricetta completa la trovate nel mio blog. Vi lascio qui a destra cliccando sulla i il link che vi riporterà al blog, oppure se volete trovate il link giù nell'info box. Mentre per cena ho deciso di preparare la quinoa. Non l'avevo mai provata, anche questa era la prima volta, quindi sono felice di averla provata perché è davvero ottima. Come si prepara? Si sciacqua prima di tutto la quinoa benissimo, perché dovete togliere dai semi la saponina, che è appunto un ingrediente naturale che protegge la quinoa dai parassiti. Quindi una volta sciacquata benissimo la andiamo a mettere in una pentola con il doppio della sua acqua. E nel frattempo che si cuoce la quinoa andiamo a tagliare i nostri ingredienti. Io ci metterò dei pomodorini, dell'avocado e delle olive. La quinoa si cuocerà in circa 20 minuti, dipende un pochettino, comunque quando avrà assorbito completamente l'acqua sarà pronta. Ci vado a mettere un po' di limone e un po' di olio e poi vado a metterci il mio condimento. Ovviamente non vi dimenticate il sale, perché io l'ho dimenticato. Poi vado a cuocere in padella questo hamburger di tofu, è completamente vegan, lo potete trovare all'Eurospin, questo è al gusto pizzaiola e ci vogliono proprio 2 minuti per cuocersi e lo vado ad unire alla mia quinoa e questa è la mia cena. Insomma ragazzi, questo è tutto, spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti tanti like. Giù nell'info box trovate il link Instagram dell'azienda di cui abbiamo parlato
citato oggi in questo video, e trovate tutti gli altri link dei miei social. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!